Biogas Italy 2018, siamo in compagnia di Elisa Boscherini di FCA. Dottoressa Boscherini, FCA, grande gruppo con una visione mondiale. Che cosa sta facendo ora FCA per la mobilità sostenibile? Buongiorno, dunque FCA è impegnata sui temi della mobilità sostenibile già da molti anni, ha avviato la sua strategia Prometano ben 20 anni fa e oggi guarda alla strategia per la mobilità sostenibile a tutto tondo, intendendo per mobilità sostenibile una mobilità che sia sostenibile non solo da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista di tempi e di costi. Con questo intendo dire che guarda soluzioni che siano attuabili subito, accessibili fin da subito e accessibili soprattutto ai consumatori in termini di denaro e di costi. In questo senso guardare a tutto tondo alla mobilità sostenibile significa avere in mente una roadmap chiara di quelle che sono le tecnologie con le quali la mobilità sostenibile si può realizzare, e in questo senso il metano è una soluzione nella quale noi abbiamo creduto fin dalla fine degli anni 90, è una soluzione che è stata ideata presso il nostro centro ricerche Fiat e che ha contribuito a realizzare una filiera italiana ampia, sviluppata, che oggi difende oltre 20.000 addetti e un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro e che ha portato sulle strade un beneficio molto importante sia in termini ambientali, cito solo un elemento, meno 23% di CO2 grazie al metano, ma anche un impatto molto positivo sugli inquinanti e un azzeramento del PM, ma anche un importante impatto per i consumatori, perché si parla di un risparmio dei carburanti fino al 60%. Ecco, per quanto riguarda nello specifico il biogas, visto che stiamo a Biogas Italy, qual è l'opinione di FCA rispetto a questo carburante rinnovabile? Allora, il biometano rappresenta per noi il futuro, perché si innesta su una strategia che è quella del metano, che abbiamo già ribadito essere fondamentale per il nostro gruppo, e usiamo sempre un termine, in maniera trasparente, senza andare a modificare la tecnologia del veicolo e essendo totalmente compatibile con la rete esistente, può essere un boost fondamentale per spingere un carburante che è di fonte totalmente rinnovabile e soprattutto per ottenere un vantaggio sul parco circolante, perché dobbiamo ricordare che gli obiettivi di decarbonizzazione a cui noi costruttori siamo ovviamente sottoposti dalle norme comunitarie si rivolgono sempre e solo al nuovo. Il nuovo, se guardiamo ad una tabellina che ho chiara in testa, che è di pubblicazione di ACEA, della nostra associazione europea, riguarda soltanto il 5% dei veicoli circolanti. Ecco, in questa direzione invece lo sforzo che si deve richiedere a tutti noi, ai cittadini inclusi, per ottenere veramente dei vantaggi ambientali concreti, sia in termini di qualità dell'aria, sia in termini di CO2, è andare a lavorare sul parco circolante. Il biometano può fare questo, può andare a lavorare sulle vetture che già circolano a metano, sulla rete già esistente, e grazie a questo immettere in rete una fonte che è totalmente rinnovabile, ottenendo delle riduzioni di CO2 che sono paragonabili all'elettrico di provenienza da eolico. Ecco, grazie. Per finire, voi avete una visione globale. Il clima, oltretutto, è un problema globale. Ci può dire qualcosa sulle vostre prospettive a livello mondiale circa la mobilità sostenibile e come vi state muovendo in altri paesi, in Europa e in altri continenti? Allora, certamente come multinazionale, come gruppo globale ci muoviamo su tutti i fronti, su tutti i paesi, su tutte le aree geografiche. Gli obiettivi di decarbonizzazione, la COP21 li ha stabiliti, sono obiettivi internazionali e che ricadono in maniera consistente sulle direttive e regolamenti comunitari a cui noi costruttori che produciamo e vendiamo in Europa siamo chiaramente sottoposti.
la strategia che portiamo avanti, che citavo prima, essere una strategia a tutto tondo, che guarda a tutto tondo, dai veicoli ibridi ai veicoli al GPL, ai veicoli elettrici e in futuro anche all'idrogeno, ma che ha come perno centrale ad oggi il metano, è una strategia che conduciamo e portiamo avanti con forza in tutta Europa per rispondere agli obiettivi che la Commissione europea ci impone e ovviamente anche a livello globale, anche nelle nostre aree NAFTA, LATAM e APAC, anche nelle nostre aree al di fuori dell'Europa. Benissimo, grazie dottoressa Boschierini, da Biogas Italy 2018, Sergio Ferraris.